Nei mesi più difficili della pandemia, la necessità di riuscire a riempire il carrello della spesa, limitando il più possibile le uscite, unite alla difficoltà di approvvigionamento dei punti vendita impegnati con le misure di contenimento del virus, ha decretato una diminuzione delle vendite in promozione nel largo consumo. Proprio per capire l'evoluzione delle politiche promozionali e la loro efficacia in questi 2 anni, GS1 Italy, in collaborazione con AIRAI, ha organizzato il webinar Come è cambiata la dinamica promozionale nel contesto dell'emergenza Covid-19. Nel 2020 la pressione promozionale è diminuita di quasi 2 punti rispetto all'anno della pre-pandemia, quindi nel 2019. Nel 2021 complessivamente la pressione promozionale rimane ancora di oltre 1 punto, quasi 1,5 punti inferiore rispetto ai livelli del 2019. Inevitabilmente la riduzione della pressione promozionale ha generato un rialzo dei prezzi per tutto il 2020. All'inizio di quest'anno si era affacciata un'inversione di tendenza che tuttavia a giugno si è interrotta proprio mentre tornavano forti le tensioni sui prezzi delle materie prime. Nel caso di industria e distribuzione, dove i contratti si stanno proprio discutendo, iniziando a discutere ora e andranno avanti presumibilmente fino a fine anno, è probabile che queste tensioni sui prezzi aumentino proprio adesso e ci aspettiamo quindi che la leva promozionale verrà utilizzata nuovamente appunto per una funzione calmieratrice di questo andamento globale dei prezzi. Di fronte a queste dinamiche di prezzi e promozioni, le vendite si sono sempre più polarizzate tra una ricerca di convenienza e una crescente attenzione ai cosiddetti prodotti premium. Due tendenze rispetto alle quali ciascun canale distributivo si sta ritagliando un posizionamento specifico in un quadro dei rapporti di forza tra i canali stessi profondamente mutati. Nei primi 8 mesi del 2021 rispetto al 2019, infatti, sono stati 7 i punti di quota passati di mano. Il canale che ne ha tratto il maggior beneficio è il canale discount, che rispetto al 2019 ha guadagnato quasi 2 punti di quota. In seconda posizione troviamo il canale online, che durante la pandemia ha registrato un trend di fatturato di circa il 120%. Un fenomeno chiave su cui ha particolarmente influito la pandemia è stato quello dell'autostock, ovvero del cosiddetto buco a scaffale, tanto più impattante se a mancare un prodotto in promozione. Nel 2020 i livelli di autostock e le vendite perse sono state maggiori rispetto al 2019 e nei primi 8 mesi del 2021 la tendenza resta all'aumento, seppur a livelli inferiori rispetto a un anno fa. Sicuramente ha giocato tutta la problematica della difficoltà logistica che c'è stata appunto durante le fasi più critiche della pandemia. È quindi molto importante riprendere il controllo di questa leva, anche perché il rischio di perdita economica per l'industria e per la distribuzione è più alto se il prodotto è in condizione promozionale. Per GS1 Italy, quello della disponibilità ottimale a scaffale, la cosiddetta OSA, è un tema chiave non solo perché rappresenta un indicatore dell'efficacia del processo distributivo, ma anche perché richiede un approccio collaborativo nella gestione, richiede cioè il dialogo continuo tra produttore e distributore. Il tema del controllo della disponibilità a scaffale sta un po' nel DNA stesso di ECR, no? Che sta per Efficient Consumer Responsive. Tutto è in qualche modo utile a mantenere alto il livello di attenzione sul tema OSA, che forse vale la pena ricordare, ruba alle aziende alcuni punti percentuali di vendita. E quindi ha una dimensione, anche economica ancora oggi estremamente rilevante.